Ricordo che il tempo di sono molto inventato, abbiamo dopo 15 minuti, ma se non intervengo, se non intervengo 8 minuti di ricordo il gruppo, mentre gli altri 8 minuti di ricordo. Se non intervengo 5 minuti di ricordo. Allora, primo punto all'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio salvaguardia dell'equilibrio dell'esercizio 2017 ai sensi di articolo 175, comma 8, 197 del legislativo numero 267 del 2000. Ha chiesto la parola il consigliere Cimino. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Vista la tematica che stiamo ad affrontare, noi come maggioranza abbiamo sottoscritto un emendamento che volevamo presentare e proporre anche all'opposizione, qualora fosse che lo ritenga opportuno. Lo leggo velocemente, Presidente. Vista la relazione tra presa e revisione dei voti sulla deliberazione in discussione, ritenendo necessario prestare la massima attenzione alle criticità segnalate, si propone di mandare la parte dispositiva sintetizzando il punto 5 e raggiungendo il nuovo punto 6, secondo il seguente testo. Punto 5. Di accettare ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario e dalla luce della variazione del assestamento generale di bilancio di 2.2 della riguardo alle revisioni dei conti, il permanere dell'equilibrio di bilancio. 6. Di fare proprie indicazioni delle revisioni dei conti in merito alla gestione del bilancio di competenza al fine di assicurare il permanere dell'equilibrio, oggi accettati, fino alla conclusione dell'esercizio 2017 e di dare mandato all'organo di governo in relazione a quanto segnalato dalle revisioni dei conti, di effettuare un'analitica di condizioni delle risultanze del rendiconto 2016 per la successiva definizione degli eventuali provvedimenti da adottare, avvalendosi anche nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento, di pareri e indicazioni da parte della sessione di controllo della dottrina, la numerazione dei successivi punti di analisi. Poche parole, ci mettiamo a quello che sono i pareri del collegio dei revisori e del revisore dell'azienda speciale. E chiedendo che venga portato avanti quello che loro chiedono come i loro pareri. Se l'opposizione. Sì, grazie consigliere, se lo può portare al tavolo della Presidenza così facciamo parte delle coppie e portiamo in discussione anche i consiglieri di opposizione. La parola all'assessore Goni.